stai esagerando. È bene che qualcuno te lo dica nel coro di quanti tra gli ascoltatori ti leccano il culo, non ho capito perché. Ti devi dare una regolata, ti devi comportare da uomo, non da maschio. Ma se io mi do una regolata, è tutto finito qua, in questa trasmissione. Se io mi do una regolata, dai, su ragazzi. Allora, io credo che dovremmo dare, caro Parenzo, ma non lo diamo, il numero di telefono del signor Sposetti, perché sarebbe da distribuire urbi e torbi il numero di telefono del senatore Sposetti, che però, essendo nostro amico e non avendoci dato l'autorizzazione, non possiamo fare questa operazione. Perché dopo quello. No, non lo possiamo fare, però dopo quello che ha detto ieri sarebbe veramente da farlo. A parte che oggi è uscito fuori che in realtà ha aiutato o ha cercato di trovare un posto di lavoro a un ex deputato del PD e non solamente, o comunque non solo ai poveracci, come ha detto ieri, perché ieri qui da noi ha detto una cosa: se sento qualcuno in difficoltà cerco di aiutarlo. Ora però l'ex deputato del PD, quello che è uscito fuori oggi sui giornali e che noi abbiamo sentito, mi sembra, nel pomeriggio, dopo magari proviamo a richiamarlo perché non ci ha risposto al telefono, non mi sembra uno che viene dal nulla, cioè non mi sembra un poveraccio sulla strada, uno che va alla Caritas, no? Comunque sentiamo Sposetti, vai. Scusa, se a te tu incontri una persona non conosciuta o conosciuta che ha una situazione temporanea di difficoltà, tu cerchi di aiutarlo? E se c'è una situazione di difficoltà, che fai? Ti giri dall'altra parte? Sei uno che ha una difficoltà di una visita medica, di come si istruisce una domanda per avere l'accompagnamento alla ASL. L'accompagnamento alla ASL, non è che Sposetti, cioè, questa è la vecchia concezione della politica, per cui uno chiede al politico di turno come fare per la visita medica alla ASL, magari per saltare la fila, eccetera, eccetera. Però c'è qui con noi, perché poi scalpita, giustamente, perché dice che l'abbiamo invitato a fare, e poi, no, un personaggio, io lo tocco, l'ho già toccato, caro Parenzo, è un po' freddino. Ma chi è? Freddino no, però insomma, lo vedo in grande forma e la cosa mi rallegra, sono contento di vederlo in grande forma, perché si era parlato di lui come praticamente di una persona morta in ospedale, sì, sì. Giusto? Paolo Villaggio, ciao Paolo, come stai? Questo entusiasmo tuo è esagerato, a cosa è dovuto? Di che cosa? Della tua presenza? Sì, no, di che cosa? Questo urlio così un po'... Tu dici che sono un po' troppo esagitato. Esagitato, sono sì. Esagitato, però non mi faccio la cocaina, guarda, te lo posso assicurare, no, le droghe non le uso. Guarda che è un naso bianco. Un naso un po' bianco. Sì, ma non è grave, No, dici che non è grave. Ma non è grave, Hitler era cocainomane, lo come sai. Hitler è cocainomane? Hitler era un famoso cocainomane. Ma no, ma davvero sei. Era mio compagno di banco, adesso è sì, no, infatti stai esagerando anche tu su questo. Sì. Questo Sposetti del PD, sì, del PD, dice che è giusto che un politico raccomandi, segnali persone in difficoltà. Sì, vabbè, insomma. Vabbè. Non... Beh, tu sei stato del PC, mica io, cioè, sì, lo so, no, ma questo Sposini all'altro. Sposetti, è possibile che l'abbia visto alla Caritas, io, come dici tu? No, la Caritas no. No, lui direttamente, lui dice di essere la Caritas, perché come la Caritas ha aiutato un sacco di gente, ha cercato... Sì. Vabbè, comunque, adesso torniamo al punto fondamentale, sei vivo e vegeto. In parte. Che ti è successo? Sei andato in ospedale tu? Sei andato ad accompagnare un amico, come ho letto? Accompagnato, ecco. Sono andato ad accompagnare un amico all'ospedale, sì. al massimo ospedale di Gemelli di Roma, che voleva fare un tracciato elettrocardiogramma. E che è successo? Essendo povero, sì. Lui è morto poi. Come è morto? Sì, ha fatto il tracciato e mi ha detto... Cioè tu l'hai portato in ospedale? L'ho portato in ospedale, mi hanno detto lei sa come di fuori e intanto facciamo un tracciato a questo signore. Di cui non posso fare il nome perché... Insomma, è morto da poco. È morto da poco, sì. Ma scusa, però Paolo, adesso mi sembra che dica delle bugie. No, ma sembra che dici delle bugie, sì, esatto. Riveliamo quello che è successo. Ma non ho capito perché ti danno per morto alle volte, questo non capisco. Chi è che parla? Parenzo. È vivo Parenzo. Parenzo è vivo, lui sì, lui è vivo. No, perché mi sembrava di aver sentito che era caduto da un autobus, non so. No. Ma l'hanno detto, no. Ma le lingue. È vivo. Fammi sentire.
sentire la voce, io... Parenzo. Parla, parla, no, parla. Caro dai. Villaggio, volevo capire che ti voglio, io ti voglio bene molto e ti abbraccio fortissimo. Sì, vabbè, adesso. Vabbè, queste sono le cazzate che si dicono. Però c'è la nonnina, ti ricordi la nonnina di Radio Belva, quella nonnina, quella di quella la vecchia, insomma, no? La vecchia, sì, la vecchia di Radio Belva, sì. No, no, è viva, quella è viva. Quella alla tua età, ma è viva. Quanti anni ha? Annarella, Annarella. Come la successo? No, sì, beh, abbastanza un cesso, sì. Vabbè, dai, sì. Abbastanza un cesso, sì. Ma ragazzi, però mi deludete. Poi prima ho sentito un'altra vecchia che ti ha offeso, non fare il maschio. Fare... Sì, sì, un'altra. Chi è questo? Un'altra... È un'altra, un'ascoltatrice. Io però... Cesso anche lei, signora. Cesso, sicuramente un cesso. Sì, è incazzata, sì, come una belva, non la scopa più nessuno. Come non la scopa più nessuno? Sono sicuro, dai. Sei sicuro? Da come ti ha offeso? Lui è famoso, no? Oltretutto per l'attività essere... sessuale. Sì, dicono, però no, sì. dicono. Sì. Però non voglio... c'è il pericolo, sì, che oggi facciano un attentato qui? In Italia? No, qui a Radio Qui alla radio, sì. Possibile, sì, quando ci sono io è possibile, sì. Perché... Ma non perché ci sei tu, perché un bel momento gli obiettivi sono mediocri. Ma hai una paura fottuta tu degli attentati, perché sì, il Papa dice, per esempio, no, che anche Mattarelli... Si caga sotto il Papa. Te. Come il Papa si caga sotto? Ma ragazzi, ma questi sono iperprotetti, continuano a dire delle cazzate, dicono... Cioè... Bisogna non farsi intimorire. Chi? Loro, il Papa, che ha almeno quante persone intorno? Beh, scusate, sì, centinaia di persone. Di persone, scusate, faccio delle piccole papere. Sì, perché hai la voce un po' impostata. Beh, ma insomma, No, la voce impostata. Una malattia venerea che purtroppo... Cioè? Sì, una malattia venerea contratta non so come, sì, con un rapporto ma non fai più sesso anomalo. Ma non fai più sesso da anni tu, Paolo. Con animali sì, però. Ma no, dai, su, con animali, dai. Lo prometto a tutti. Ma no, ma che con animali? Oh, che cani, gatti. Ma dai, su, guarda che si arrabbiano gli animalisti, eh. Sono delle belve gli animalisti, quando dici... Cioè, quelli che pensano che gli animali siano come hanno uomini. Dei rapporti con animali, questi animalisti. Ah, quasi certamente. Quasi certamente. Allora, per te, gli animali sono come gli uomini o no? Un essere umano è uguale a... uguale a un animale oppure basta con questa parola? No, è peggio di un animale l'uomo, perché ma veramente è adesso parliamo sul serio, veramente stai dicendo? Sto parlando sul serio, sì. Gli animali non sono consapevoli della loro, sì, della vita addirittura, sì, hanno solo delle loro schifezze, diciamo. No, delle loro schifezze. Hanno un leone che divora, sì, un bambino, sì, di 4 anni indubbiamente lo fa per fame, non, sì, lo fa per, sì, cattiva, sì. Qui invece purtroppo nella razza umana si è tentati di danneggiare i concorrenti in una cultura... Cioè l'uomo alla fine è consapevolmente peggio di un animale. Molto peggio. Molto peggio di un animale. Non sto esagerando. Sì, 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 no, benissimo. Sì, sì. Era Paolo Villaggio, vivo e vegeto, ma resta qui, resta qui, sì, vivo e vegeto. Poi ci racconterà la sua visita in ospedale, però prima fammi ascoltare qualcuno che ci ha chiamato, perché c'è gente interessante qui. Enea da Terni, vai Enea. Ciao carissimo. Dimmi. Allora io volevo parlare del fatto di lupi, che noi, sì, italiani siamo una massa di ipocriti, perché, sì, tutti quanti si danno da fare per trovare posto al figlio in ogni modo, sì, e poi invece facciamo tutti gli scandalizzati quando è il politico di turno che naturalmente... No, ma che ci sia ipocrisia, Enea, che ci sia ipocrisia... È un'ipocrisia bestiale. Non c'è dubbio, però è una cosa diversa, per carità. Io personalmente odio le raccomandazioni e penso anche che un sacco di italiani le odiano. Cioè, le odiano come me. Cioè, io ho detto l'altra volta, mia madre... Se in un posto pubblico, pagato da tutti noi italiani, quello è uno scandalo totale. E quello succede anche a piccoli livelli, il piccolo direttore dell'ASL, chiunque, non i ministri. Quello è uno scandalo che poi paghiamo noi, magari dei somari. No, vabbè, ma quello non c'è nel pubblico. L'università e poi li impieghiamo dentro i posti pubblici. Ma nel pubblico c'è anche. Naturalmente c'è un figlio che si laurea, c'ha le conoscenze, usa le tue conoscenze per favorirgli un posto in un'impresa privata, che e poi se non c'ha le capacità lo cacciano fuori, perché non è che. No, ma è chiaro che l'impresa privata. Lupi, una volta che non è più un ministro, l'impresa privata, sì, se quello è d'accordo, un asino. Però, ragazzi, qui la situazione è molto chiara. Giorni, adesso, detto... al di là di quello che Lupi ha detto alla Camera e della difesa di una persona che sicuramente è stata messa in mezzo e tutte le sofferenze della famiglia che vogliamo, però la politica è fatta anche di queste cose qui, è un po' sangue e merda. La realtà è una sola. Lupi parla del figlio e di possibili lavori per.
non esplicitamente di possibili lavori. Parla del figlio con dirigenti del ministero e con persone, e il figlio va a lavorare con persone che prendono lavori dal ministero. Ma che ci vuole di più per dimettersi? Certo. Cioè, non è che ci vuole, bisogna inventarsi chissà che cosa. Il figlio, laureato in ingegneria, può lavorare da qualsiasi posto in Italia. L'unico posto dove non deve lavorare e le uniche persone con cui deve avere a che fare sono le persone che dipendono in parte dalle decisioni del padre, non solo del padre ovviamente, perché non è che tutti i lavori li decide Lupi, no, d'imperio, però insomma ci mette del suo. Denis Lecco, vai, Denis. Denis, no, Denis, che c'è? Che c'è, Paolo? Che succede? No, dico, però hai fatto questa cazziata come un uomo che non raccomanda a nessuno. Io so che tu, sì, da giovane, mi hai chiamato il raccomandatore. Come raccomandatore? Avevi l'istinto di... Sì, è uno che raccomandava tutto quello che vedeva. Ma Paolo, ma come raccomandavo? Ma lo so io, ma parte che sono giovane, ho 48 anni, tu ce n'hai 82, 83. 87, ma quando, 88. Quando sei entrato in ospedale l'altro giorno? Perché tu sei per raccomandare uno. No, ma tu eri, c'avevi un qualcosa al cuore, dimmi la verità, dai. No, ti dico la verità. Sei andato là perché... Allora, io ho un tumore. Ma dai, su... vabbè, allora ragazzi, comanda lui, decide lui, sa tutto. Però Paolo, allora d'accordo, non lo so. Questo disgraziato di Lupi ha raccomandato... Naturalmente il figlio. Perché? Perché? Perché è un istinto naturale. I padri in Italia da sempre raccomandano. Lo assolvi, lo assolvi. Sto vomitando. No. Stai vomitando per quello che ma dice. Non lo assolvo, lo capisco fino in fondo. Oh, bene. Io non ho fatto che raccomandare tutti figli, cugini, parenti lontani. Telefono un addio da fare. Dove le raccomandati? Dovunque. Dovunque, nel cinema, nella televisione. Se incontro un vigile a Roma, sì, dico, mi raccomandi. Mi raccomando, non mi faccia la multa. Vabbè, ma quella che c'è. Ma come si comincia di lì? Fermi tutti, pubblicità. Torniamo fra poco. Silenzio la vecchia! Era, non mi sono pure scordato. E per chiudere, prima di tornare col mitologico villaggio, Eva Grimaldi, ti ricordi chi è Eva Grimaldi? Come no? Te la ricordi bene? Sì. Qual è la caratteristica di Eva Grimaldi? Mi ha detto che tu che hai avuto dei rapporti sessuali con te, con la Grimaldi? Sì. No, però ancora lei. No, con un transessuale non sono stato. Sei trans? No, lo so, sono transessuale. Ma perché sei così incazzato? Possibile? No, fingi? No. Mi ha detto la Grimaldi che tu purtroppo hai delle dimensioni microscopiche. Sì. E quindi... E beh, poveraccio, anche quello nasi grazia è un fatto ereditario, non c'è? No, bravo Paolo. Come ereditario? Sì, è un fatto genetico. Ma non è un fatto genetico, chi l'ha detto? Cioè, l'ha detto la Grimaldi, ha detto in un pomeriggio. Vabbè, c'era comunque, gente che... No, lo dico. Ha detto che io ce l'ho così. No, ha detto, qual è l'uomo che aveva delle dimensioni... Cruciani. No, chi? Cruciani. Come ti chiami? Cruciani. Ma figurati, no, ma che piacere, vedi la tazzità. Cruciani, sono il buon una carogna, sto Cruciani, perché la sua trasmissione è caratterizzata, sì, dal fatto che lui parla male di tutti e non è così. Forse lui è un po' risentito per queste dimensioni. Dice, per questo che sono così incazzato. Eh beh, non c'è, dice, altro motivo. Dice, se uno ha il pisello così piccolo, se è una roba così. Adesso lui fa. Ho allargato un po'. Adesso, alla radio non si vede, però sto facendo un po' la misura minima dei centimetri. Ragazzi, io non l'ho mai visto. Qualcuno ha detto che la misura media è 13 centimetri. 13. No, naturalmente. Chi te l'ha detto? Tu hai avuto esperti, esperti dicono che la misura dimmi media. Dimmi il nome di questo esperto. Ma tu quando facevi attività. Voglio sesso, farmi misurare io. Quanto ce l'hai adesso? Adesso, vabbè, adesso sei mai fuori, ormai sei cancellato tutto. No, niente, un buco, una cosa impressionante. Mamma mia. Mamma mia, adesso proprio tu parli. Mi fa orrore. Che poveraccio, che è famoso. Vabbè, Eva Grimaldi e Dolce Gabbana, sentiamo. Come oggi sono morti Dolce Gabbana, cominciamo a bruciare qualcosa di loro. Un occhiale, un profumo, una mutanda. Ragazzi, ma questa qua vuole bruciare la roba di Dolce & Gabbana semplicemente perché Dolce & Gabbana hanno espresso un'idea sulla famiglia tradizionale. Ma è una follia, dai, su, una follia. Stefano, Roma, vai, Stefano. Ma com'è vestito Villaggio, scusa? Ah, Villaggio è vestito con una camicia nera. No, mi racconto io. Raccontati tu. Mi racconto io. Raccontati tu. Innanzitutto, io da ragazzino venivo chiamato in classe il cesso, pensa una cosa. Vabbè, certo, il non più eri brutto. No, una no, più brutto. Non sei mai stato bello, diciamo. Mai, assolutamente. Un cesso pazzesco. Ma no, anche cattivo, piccolo, mediocre. E poi... E poi come sono vestito? Cerco di mascherare purtroppo una disgrazia fondamentale. E qual è?
la mancanza assoluta di organi genitali. E quella roba lì, sei piatto. Ma hai avuto poi, da quanto questo qua? Perché i figli ce l'hai avuti, insomma, no? Magari. Beh, come no, dai, adesso... No, no, ho avuto un aiuto esterno molto... Ah, hai fatto l'insieme all'epoca? Quella, cioè, non io, no, no, tua no, moglie no. È stata inseminata, dici, da altri? No, assolutamente, no, non ve lo dico perché è una cattiveria. È una cattiveria. E quindi tu, lui fingi, tu fingi di essere cattivo, però. Ma come fingo? Ma perché non... altrimenti sarebbe monotono questo essere cattivo. Mai, non fingo mai, non fingo mai. È noioso lui, poi, alla fin fine. Stefano sempre... da Roma, vai, fammi sentire Stefano, poi torno. Buonasera. Su. Vai, vai. Buonasera, sono in linea? Sì, fino a prova contraria sì Stefano, sì, cioè, se lei parla male, con me, scusi io poi non ho capito questa domanda ogni tanto che arriva, no? Cioè uno chiama, parla con me al telefono, sono in linea, ma come sì, deve ci sentivo, ma con chi è quell'UFO? Perché... Divento vabbè, pazzo io. Per essere brevi, volevo dire che io sono a 4 esami dalla fine della laurea magistrale in ingegneria. Oh, ma lei è un giovane straordinario, perché dicono che in questa trasmissione non ci sono i giovani, ma è pieno di giovani che io incontro ogni giorno nelle strade italiane, 20 anni, 21, 22, 25, 26, 27... che sono pazzi della zanzara e che ascoltano vero. Questa trasmissione, giovani, verissimo. Giovani, giovani. Verissimo. Vabbè, volevo dire, aspetta, in risposta a quanto detto dall'onorevole Formigoni, sì. Che io sono letteralmente incazzato come una bestia. Perché? Perché per questo modo di fare e questo modo di voler giustificare, come diceva anche l'ascoltatore di prima Enea, questo diciamo voler raccomandare, volersi per forza sprecare per inserire qualcuno, ha portato il nostro paese allo sfracello, perché poi abbiamo dei veri somari nelle dirigenze che contano, a capo delle aziende che contano, e ci ritroviamo questi risultati. Inoltre vorrei dire, ma lei, Stefano, lei ha perfettamente ragione, col suo linguaggio, come dire, un po' basico, però ma sincero e spontaneo, sì, lei senza belli sulla lingua. No, ma lei, adesso non esageriamo, ci ha fatto capire una cosa, cioè che quando uno dice, quando un politico o qualcun altro dice, però è normale fare delle segnalazioni, anch'io ho segnalato di qui, ho segnalato da là, ci sono persone discriminate, persone che non hanno queste possibilità e che magari si fanno un mazzo così per certo, presentare un curriculum certo. Dove lavorava il figlio di Lupi, e persone che invece basta una telefonata del direttore dei lavori o del RAS dei lavori pubblici per ottenere un minimo di posto di lavoro. Certo, non è che ha ottenuto un posto di lavoro a 5.000 euro, però certo. Non ce l'hanno tutti queste possibilità. Ora è normale che questo avvenga, esiste in certo. Tutto il mondo, però quando però sei ministro aggiungere. E si scopre una cosa del genere non ti devi inventare chissà che per dimetterti, no? Fermo, certo. fermo là, 30 secondi, fermo. La zanzara. Amici miei, siamo al flop. Allora, tocco Paolo Villaggio, lo tocco perché sai, eccolo qua, lo tocco. Sì, anche perché tu ma non sei vero, non sei freddo, sei caldo, dunque sei vivo, sì, sei vivo, sì, sei sì. Vivo. Dunque, abbiamo con noi oggi in studio Paolo Villaggio, vivo e vegeto, dice la balla colossale che ha accompagnato un amico in ospedale. Ma scusa, perché la notizia si è subito diffusa ma che tu eri scusa, in ospedale. Posso farti una domanda dimmi, fondamentale? Dimmi. Ma tu perché sei così incazzato? Ma non sono incazzato, è il mio modo di fare, sono naturale. Io ho parlato prima con i tuoi collaboratori. Sì, dimmi. È un nido di vipere. Dicono che tu fingi tutto. Sono un bluff colossale. Ma non un bluff colossale, non dico questo. Cioè, è tutta una cosa inventata, questa cosa che io sono spontaneo, eccetera, non è vero niente. Ma quello nessuno è spontaneo. Dai. Nessuno è spontaneo. Dimmi uno spontaneo. Beh sì, ma io lo so. Dimmene uno. Io non lo so, bisogna conoscere le persone bene. Però guarda, ti ho toccato, sei caldo. Hai raccontato una balla colossale, ma sei caldo. Dunque sei vivo, il fatto che tu racconti le balle significa che sei ancora in grande forma. Ma perché si diffondono subito le notizie quando uno va in ospedale? Te lo spiego, una spiego. Parola. Perché tu, insomma, non hai fatto una grande carriera nella vita. Per questo no, sei... no, no. Per questo è così risentito. Ma l'ha detto quello ma lì prima, con la scusa, barba. Prima era che c'avevo il pisello piccolo, adesso... Ma no, quello è una buttata, dai. Allora? Allora, quando tu sei, perché tu non sei molto riconosciuto, hai capito? Se tu andassi in ospedale ti portano o all'obitorio oppure aspetti lista d'attesa. Entro io, me l'ha detto quello con la barba, quello vedi? Dietro il vetro, nido sì. Di vipere, sì. Vabbè. Allora, quando entro io, i portieri degli ospedali, sì, delle cliniche, pronto soccorso, eccetera. Pronto, no, sì, soprattutto pronto soccorso. Pronto soccorso sono degli informatori dell'ANSA. Dell'ANSA. Vedono passare, metti caso, uno malandato come... Che ne so, chi? Beh, non farmi dire... No, chi? Villaggio, come Villaggio. No, ecco, come Villaggio. La prima cosa che fanno, telefono all'ANSA e dico, guarda che c'è Villaggio. Ma si fanno pagare questi qua?
guarda che è una cosa che consiglio anche a te, che con la radio non è che... Beh, insomma, qualche soldino lo guadagno. Beh, 500 euro. Insomma, a informazione ogni volta. Informazione. Cioè, i portantini, là, quelli degli uscieri degli ospedali, vedono una persona, chiamano l'ANSA, 500 euro. No, no, i portieri. È la verità, ma purtroppo. Ma tu come sei arrivato, in ambulanza o con le tue gambe? Le mie, io ho perso una gamba. Ha perso, sì, è claudicante, l'ho visto arrivare claudicante. Sì. Come mai? Questo? Che c'hai? Che cammini poco? Cammini non te male. Lo dico. Dai, che cammini male. Cammino male perché ho perso l'uso delle gambe. Comunque, guarda, sei ancora... Una fattura. Sei ancora in forma strepitosa. Ma come ti piacerebbe morire? Toccati un po', innanzitutto, perché ho detto parola morire, però vabbè. Volgarità tipica. Ci penso, io sono sicuro, adesso siamo seri, ci penso ogni tanto, perché per forza uno ci pensa. Penso solo a quello. Alla morte. Tu sei ancora giovane, sembri molto giovane, in forma, eccetera. Mediocre, naturalmente. Molto mediocre, sì. Vabbè, lo dico per gioco, lo capisci? Sì, certo. Però io... temo soprattutto di morire. Avendo 82 anni e mezzo, sì, credimi, è una specie di incubo. E non c'è nessun tipo di fede nella quale ti puoi rifugiare. Dice, io però sono stato un buon cattolico, un onanista, non so, scusa. Quello che è. Quello che è. E nonostante tutto non credo nell'aldilà, perché quella è la più grande truffa della storia. Cioè l'aldilà è una cagata pazzesca. Come la corazzata Potionkin. Peggio. Peggio della corazzata Potionkin. Scherzi, la corazzata Potionkin. Cioè la religione, per esempio, è una cagata pazzesca. Tu la no, consigli? Una cagata una truffa pazzesca. Colossale. Eh sì, tutte sì. Le religioni sono delle truffe colossali. Perché tu credi nella no, no, io sono come te. Assolutamente, su questo sono come te. Posso dirti una cosa stupefacente? Cosa? Sai com'è l'universo concepito ormai dagli astrofisici? Non è il sistema solare, non è la galassia. Com'è? È formato da miliardi. Calma. Questo è lo so. Miliardi? No, bene. Di galassie. Da miliardi di galassie. Che si allontanano l'un dall'altra. Questa è Margherita Hack, quella... È morta anche lei. No, però una bella donna abbastanza. Beh, insomma, adesso sì, forse. Tu hai avuto tanto, dei rapporti? No, era... Sì, me l'hanno detto, sempre no. Le vipere lì. Ma come ti piacerebbe morire? C'hai un pensiero detto, come ti piacerebbe? Dimmi, ecco, te lo dico subito, meteorite. Con un meteorite che ti... No, con un meteorite che fa fuori tutti. Beh, ma come con un meteorite? Vedersi tutti, per esempio, l'ora del meteorite, di della radio, ma alle 15:40. Villaggio? Chi è che parla? Parenzo. Ma è vivo Parenzo? Sì, è vivo. Non detto che era... Ma il suicidio non ci pensi mai, no? Mai, nel modo più assoluto, è inconcepibile... Bisogna essere ti aggrappi a ogni forma di vita, a ogni momento di vita. Ti vedo, ti aggrappi a ogni momento di vita. Ma tu sei stato... Questa potrebbe essere l'ultima volta che ti vedo, però. Ma lei ha paura del califfo o no, signore? Cosa ha detto? Il califfo ti mette paura, l'ISIS ti mette paura. Una paura. Ragazzi, è una cosa terrorizzante. È veramente, mi stanno sulle scatole quelli che osano dire resisteremo, non ci facciamo intemorire. Loro, i politici, quelli ricchi, il Papa... Il Papa ha detto di essere anche contro l'ergastolo oggi. Ha detto... Vabbè, ma allora comincia a sbarellare. Ah, ma certo. A te non ti piace sto Papa Francesco? Fisicamente no. No. Sai cos'è che non mi piace di lui? Il fatto che è molto astuto, ha costruito subito un'immagine bravo, di un Papa popolare. È furbissimo. Ha rifiutato la croce d'oro e ne ha presa una d'argento. Dimmi tu, è furbissimo. Ha le scarpe ancora vecchie argentine, quelle io le conosco. Sì. Gira con una borsetta nera. Lui come una volta riportava un'importantina. Sì, invece adesso della sembra un poveraccio. Sembra un poveraccio, ma non lo è, è molto furbo. E cioè, ci sta fregando tutti, diciamo la verità. Ma no, tutti no, ma insomma, lui bacia almeno 40 bambini all'ora. Come? È un baciatore di bambini, è impressionante. Ah, hai visto come bacia i bambini, sì. Ma no, come bacia i bambini. Ormai lui, perché questi bambini li lavano male, oltretutto lì. Come li lavano male? Puzzano come... Ma dove? In generale? ma me l'hanno detto. Sono insopportabile. Senti, ti faccio le ultime due domande, dai, poi ti lascio. Senti, dove, mi lasci dove? Ti lascio andare a casa. Lo so che ti diverti. Come dove vai, Paolo? No, ragazzi, abbiate pietà. Come questo mi ha convocato fin qua. Mi hai fatto un'ora di taxi, una rottura di coglioni terribile. E dice, ti lascio andare a casa. Mi sta mandando via. Cioè lui finge di essere... No, dice di non andare via. Gli dicono di non andare via. Ma è più facile che tu campi fino a 100 anni o che la Sampdoria vinca lo scudetto con Ferrero?
Purtroppo nessuna delle due. Nessuna delle due? No, perché la Juve è raccomandata, ovviamente. Come raccomandata? Sì, i tifosi della Roma dicono che la Juve ha avuto dei problemi. Insomma, bisogna stare molto attenti. Senti una cosa, ma Toscani ha detto da noi una cosa pazzesca: i veneti sono tutti ubriaconi, l'hanno fatto nero. Il fotografo ha detto che i veneti hanno nel DNA, nel sangue, l'ubriachezza, l'alcol. È successo un pandemonio pazzesco. Tu sei specializzato in questi vizi regionali, no? Sì, allora, purtroppo i veneti che sono ubriaconi, questo? No, c'è la tendenza gli anziani, però purtroppo adesso devo dirti che se giri per Roma, c'ha ragione Toscani quando dice che l'alcol è connaturato al DNA di un veneto, cioè sono... Ma vabbè, sì, in un certo senso, ma voglio dirti che anche tu sei stato un alcolizzato, no? No, io bevo pochissimo, Ragazzi, bevo molto poco. Voglio dire, lui, sì, quello con la barba, la tipica faccia da alcolista. No, perché? Perché sono depressi, hai capito? Adesso i giovani, per esempio, lui lo si vede. Ma che non siamo in televisione, fermi tutti, fermi, pubblicità e poi non te ne vuoi. Perché non vuoi andare a casa? Perché non so dove andare. Sei un disgraziato. No, rimango qui, eh. Vabbè, pubblicità, ragazzi. Pubblicità, poi vi faccio sentire una cosa, pubblicità. Pubblicità. Allora, andiamo a Lecco, Dennis. Vai, Dennis. Ciao, dimmi. Niente, volevo dire a Villaggio di stare attento, perché con due paraculi come voi due, sì, è facile metterlo nel sacco. Ma ha detto che non ho capito? No, ha detto che devi stare attento perché con due paraculi come noi è facile che... Ma quello è più furbo. No, scusa, chi è questo che parla? È un signore che è intervenuto, quella è la radio. Sì. Allora, stia a sentire, le voglio rivelare una cosa. Sì. Che lui, come ti chiami? Giuseppe. No, cognome... Cruciani. Sì. È un finto aggressivo. È un brav'uomo, poi i veri cattivi, i veri sparlatori, sì, i cattivi come la vipera lì dietro sì, il regista, l'alcolista, pure alcolizzato, sì, parlano solo bene di tutti, hanno delle voci. Questo è vero? È vero, cioè questo il vero cattivo non si fa scoprire subito come lui. Sì. Lui finge di essere cattivo perché in fondo lui è un bravo uomo. Però devo fare una confessione. La confessione è questa: a proposito di raccomandazioni, mi sono ricordato di una cosa. Forse non è il caso che la racconti, ma la racconto lo stesso. Racconta. In realtà, io una raccomandazione l'ho ricevuta. Perché mi vanto sempre, io non faccio mai le raccomandazioni, sono mai stato raccomandato. In realtà, quando facevo il militare, a un certo punto la buonanima di mio padre, deceduto qualche anno fa, all'epoca in grande forma, che tu hai ucciso, mi ha detto. No, come ho ucciso io? No, vabbè, ma come ho ucciso? Sempre il regista mi ha detto come ho ucciso non mio padre? Ha detto non nomini il padre perché so che lui l'ha ucciso. Sì, me l'ha detto quello con la barba, io credo. Vabbè, ragazzi. No, mi raccomandò. Sì. Mi raccomandò. Si sentiva un po' in colpa per una serie di cose, forse. Sì. Perché no, il rinvio del servizio militare l'avevo fatto, doveva farlo. Insomma, un casino. E che doveva farlo lui, non lo fece, eccetera. Mi raccomandò per fare una parte del mio militare, non tutto a Roma, ma mi raccomandò in un modo strano, cioè mi raccomandò, tentò con un capitano dell'esercito e alla fine io mi ritrovai al distretto militare di Roma dopo un po'. E questo perché lo racconti? Lo racconto perché poi alla fine tutto il mondo è paese, chi se ne frega, cioè va bene. Sì, dico anche tu raccomandato. No, anch'io sono stato in parte raccomandato nella mia vita per fare una parte del militare a Roma, capito? Questo lo voglio raccontare. Perché racconti questa storia? Vabbè, chi ti interessa perché la racconti? Ma storia proprio banale, inutile. Serve dire sta cazzata adesso? Non lo so. No, lo dico perché ormai invecchiando io... ho la tentazione di dire sempre solo la verità. No, alle volte la gente non ci crede. Tutti abituati a dire cazzate sulla gente. Quando uno cerca di difendere qualcuno dicendo la verità, non viene creduto. Pensano che io, quando parlo bene di una persona, sto scherzando. Beh, sì, ma c'è il sospetto, però. Sentiamo Dennis. Dennis da lì. Chi è Dennis? Dennis è un ascoltatore. Dimmi, Dennis, vai. Niente, volevo raccontare. Cioè, mi sembra un po' assurdo all'italiana stare lì a parlare del figlio di tutti. Sapendo che Luppi, facendo parte di CL, di Comune Liberazione, sono un gruppo che gestisce
miliardi di fatturato all'anno. Sì, sì, sì. Ma non c'è niente di male, eh. Cioè, non è che sono dei delinquenti, non è un'associazione a delinquere, no, come qualcuno vuole dire. Certo, è un'associazione che ha grande potere, cioè un gruppo che ha grandissimo potere in Italia, questo non si può negare. Prima Formigoni ha detto: no, non che potere, ma quale potere? Come Liberazione gliel'ho detto, è uno dei centri di potere principali in Italia, soprattutto in alcune parti del paese. Ma no, uno negarlo è la cosa ridicola, è negarlo. Che poi il potere significhi necessariamente corruzione, no. Però non si può negare che CL è un centro di potere pazzesco in Italia. Dai, su. Cioè, è che molti politici sono di CL, in molti posti nevralgici di istituzioni controllate, anche pubbliche, da uomini di CL, ci sono persone di CL, eccetera, eccetera. Qualcuno dice: è una piovra pazzesca distribuita in tutto il paese di occupazione di posti di lavoro. Io non credo che sia così. Però, insomma, che le persone di CL assumono in alcuni posti gente di CL, non è che lo racconto io, è pieno di gente che io conosco personalmente, amici, che sono in certi posti solo esclusivamente, che magari sono bravi solo esclusivamente perché hanno un contatto, fanno parte, non dico della stessa setta, ma insomma dello stesso giro, o no? Sì, faccio un esempio, no? Il signor Ruppi, qui in Brianza, provincia di Lecco, due settimane prima di Fukushima, organizzava dei meeting per gestire il business nucleare. Io lavoravo nel settore delle energie rinnovabili e ti garantisco che questi signori qua hanno messo il bastone tra le ruote nel settore in mille modi. E cosa fanno? Invitano, organizzano, fanno i loro convegni e si spartiscono la torta. Faccio un altro esempio, parlando di Formigoni. Ha costruito eccezionale palazzo in cristallo, però ha costruito anche un aeroporto abusivo senza avere le licenze per costruirlo. Cioè, questi qui si mangiano tutta la Lombardia. Poi sappiamo anche tante volte che fanno affari con gente poco pulita per avere dei particolari. Ho capito, Dennis, grazie. Andiamo a Bergamo, Aziz da Bergamo, caro Paolo. Oggi co-conduttore della Zanzara, Aziz da Bergamo. Sì, signor... Aziz, che è un ragazzo molto... No, Aziz sarà un extracomunitario sicuramente. Ah, sì? Sì, che... arabo. Salve, arabo. Voglio dire che tu però hai un atteggiamento diverso dagli altri conduttori. Tu sei un terrorista. Come sono un terrorista? Sì, hai un atteggiamento che può far paura, perché incazzato come fingi naturalmente di essere, perché non puoi vivere così. Sei pericolosissimo, perché ci sono degli ebeti come devo ripetere quello là dietro, sì, quello... allora come sempre regista dietro, che credono realmente, ma come ci credono? Sì, diventano dei terroristi anche loro, questi, cioè istigo alla violenza, stai dicendo? Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Tagliamo sto pezzettino, vi prego, non è voluto. Tagliamo questo pezzettino. Aziz, vai. Aziz, salve, buonasera. Dimmi, adesso ti faccio dimostro che è vero, però in parte è vero, non così come lo dici tu, con cattiveria tremenda, perché tu sei cattivo. Sei cinico. Non mi conosci, no, a una certa età non puoi essere cinico e cattivo. A una certa età hai solo, ti caghi addosso, come hai mai detto tu, di avere poco terreno davanti. Quando io leggo... Ma tu te la fai addosso poi anche veramente ogni tanto o no? O hai bisogno, cioè, te la fai addosso o no? Adesso siamo così, proprio raccontiamoci le cose come stanno. Te la fai a cacca addosso o no? La cacca, dici. La piscia, la cacca addosso, te la fai o no? C'hai bisogno di qualcuno che ti sorregge o no? Che ti aiuta in questo caso? Ogni tanto il letto diventa un lago o no? Beh, adesso vedi perché devi dire questa stronzata. Non è una stronzata, ci stiamo dicendo le cose. Io mi faccio la pipì addosso quando non ho una ragazza adeguata che mi aiuta. E la cacca? Un fabbro. Sì, un maniaco. Ogni tanto te la fai addosso o no? No, quello è buono. Quello, fino a là non ci siamo arrivati. Ogni tanto la pipì, quando non c'è qualcuno che... No, adesso me la sto facendo. Come te la stai facendo? Ma stai bagnando tutto? Ma sei impazzito? Ma no, non ma è vero. Ma queste sono 24 ore. Devo chiamare qualcuno, poi c'è una puzza tremenda. No, è impazzito. Sì, c'è già. Ma sentiamo Aziz. No, la puzza non la sento. Ma chi è Aziz? Questa... Ma è un ascoltatore. Che si chiama Aziz. Ma Aziz. È arabo? È arabo, sì. Penso di sì. Lei... Quindi che è terrorista, dici? Ma no, terrorista, però magari... Magari che? Quanti anni ha Aziz? Conduce 40, la trasmissione, incredibile. 40 anni, signor 40 anni. Aziz. Mandatelo a letto, non è più connesso. Chi? Paolo Villaggio. Ma come non è più connesso? Ti sta insultando, stai dicendo che non sei più connesso. Cosa vuol dire connesso? Aspetta, lasciamo, perché non è più connesso, Aziz? Scusa, sei più connesso tu allora? No, scherzo, ho fatto solo la battuta. Ma vai, dimmi, dai, Aziz, dimmi. Niente, volevo dire che il signor Ruppi ha fatto ciò che fa qualsiasi lupo per mantenere il suo figlio. Non vedo dove lo scandalo.
Poi l'altra cosa, queste intercettazioni non vanno bene per visto che non è indagato, a cosa servono? Perché sono state pubblicate? Abbiamo l'arabo garantista, no, ma io sono d'accordo in parte sulla pubblicazione. Beh, ragione, si può discutere, sì, ragazzi, però basta di discutere di queste cose della pubblicazione. Saluta Parenzo, ovviamente qui non è che siamo a radio. Sei un grande. Ciao, allora, fratello. Fermi tutti, ho ricevuto nella giornata di oggi la solita cassetta, parlo come Berlusconi, la cassetta, ancora per Berlusconi non sa che c'è stata un'evoluzione, non c'è più la cassetta, con una telefonata, la telefonata che ha fatto Nichi Vendola a Gino Paoli. Nichi Vendola chiama Gino Paoli, capito? Sì. Paolo, capito la cosa? No, non ho capito, ma comunque... Nichi Vendola ha chiamato Gino Paoli. Chi è di Nichi Vendola? Nichi Vendola è quello, il governatore della Puglia, omosessuale. Omosessuale. Anche tu sei omosessuale. No, io non sono omosessuale, però non c'è niente di male. Vedi, però, scusami, quando io dico omosessuale, loro... vanno in brodo di giuggiole, sì. Perché c'è qualcosa in te che non gli piace, perché loro sono delle vipere naturali, quelle dietro il vetro sono tremende. Ma non si vede, no? Guarda come ridono. La ricevuta, la telefonata di Vendola a Gino Paoli. Sì. Pronto? Gino Paoli? Chi parla? La segreteria del presidente Nichi Vendola, buon pomeriggio. Ho il presidente Vendola in linea, posso passarglielo? Certo. Grazie mille, buon pomeriggio. Sì, pronto? Pronto? Gino, buonasera. Ti disturbo? Buonasera. No. Tutto bene? Come? Dico tutto bene, mi permetto di chiamarti perché io sono proprio per un impegno casualmente a Milano nel weekend e così mi farebbe piacere poterti venire ad ascoltare. Va bene, sarebbe... se vuoi ti do il numero del mio assistente che ti procura un posto. Cioè... Magari, ti ringrazio, magari poi ti passo la segretaria. Io mi sono permesso di chiamarti anche e soprattutto... per esprimerti la mia solidarietà. Ringrazio. Ho visto questa cosa delle Iene e la trovo una barbarie, veramente disgustosa. Mi dispiace. Credo che esista solo un paese al mondo dove devi dimostrare di essere innocente, invece che lo Stato dimostri di essere che tu sia colpevole. Voglio dire, l'unico posto è dove tu sei colpevole finché non dimostri di essere innocente. Invece ti condannano già sui giornali, eccetera. Vabbè, cioè, è così. Sì, questa storia dei soldi in Svizzera è molto sgradevole, è brutta, mi dispiace. Ma non è una storia che si sgonfierà perché è tutto più o meno regolare, quindi non è che ci sia niente che possa essere impugnato contro di me, non è quello che sembra, in poche parole. Ma io ne sono convinto, però vedo che i giornali ci marciano sopra. I giornali ci marciano sopra su qualsiasi cosa, cioè questo ormai è un popolo di odiatori, loro fanno soltanto... accontentano soltanto. Sì, lo so. Io posso soltanto continuare a fare il mio mestiere e abbandonare tutto il resto perché mi interessa, tutto sommato quello che mi interessa è il mio mestiere. Quindi il mio mestiere sono quello che sono e non sono quello che dicono i giornali. Quindi... Io ti ripasso la segretaria e ricordati che siamo tutti con te, contro questi vigliacchi dei giornali che sparano a zero e non sanno neppure di quello che parlano. Non lo sanno mai, non scrivono fatti, scrivono opinioni loro, punto e basta. E l'opinione è sempre negativa. Che poi anche i giornali che dovrebbero essere amici, figurati. Perché credi di avere degli amici, sai cosa mi diceva mio nonno? Cosa? lo diceva anche suo nonno probabilmente. Dai nemici, dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Esatto, esattamente. Gino, ti ringrazio e ti passo la mia segretaria. La segreteria. D'accordo, grazie. Un abbraccio e a presto, sei grande. Ciao. 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 Allora, io non capisco una cosa, no, caro Parenzo, perché uno, per carità, è al centro di un'inchiesta, pensa di essere innocente, di non avere portato i soldi in Svizzera, o comunque di avere tutto in regola, più o meno, ha detto, poi se la deve prendere con gli italiani come popolo di odiatori. Ma siccome tutto siamo tranne con popolo di odiatori, cioè... ma perché gli si è scatenata una gazzarra pazzesca. Ma è una gazzarra, Gino Paoli, simbolo dell'Italia moralista, quello che bacchetta tutti, ex deputato del Partito Comunista, che è sospettato di avere
avere portato dei soldi svizzeri illegalmente, sì, c'è un'indagine, la gente è interessata, le Iene vanno a rompere i coglioni, non mi sembra una cosa così strana. Quello che cosa che ha detto le Iene va a fanculo. Cioè, uno deve avere anche un minimo di... No, deve vivere nel mondo della realtà. Il mondo della realtà è che se tu sei... Dimmi. No, perché si è sputtanato una cosa come questa, evidentemente, come hai ricordato la sua carriera, lo sputtana. Allora, ragazzi, la notorietà comporta oneri e onori. Se tu sei una persona famosa, conosciuta... È stato male Villaggio, sta male Villaggio. No, Villaggio sta qua, Ma Gino Paolo, Gino Paolo è accusato di aver portato i soldi in Svizzera. Sì, vabbè, voglio dire, ma tutti l'hanno fatto, no? Come tutti l'hanno fatto? In Italia moltissimi, così tutti. Lui è caduto in una trappola, aveva... Anche in questo caso, sì, anche in questo caso è caduto in una trappola, si è fidato di questi commercialisti. Ah, perché i commercialisti sono tutti stronzi, sì. Ma insomma sono ladri, sono ladri. Ma sì, dai, adesso non fanno parlare male, perché... No, parliamo male. Ma no, voglio dire che Gino Paoli comunque sarà ricordato per sempre in Italia come un grande autore di canzoni. Le canzoni più belle non sono quelle di Modugno Volare, eccetera. Sì. Cioè, bellissima. Sì, Modugno. Per carità. Però... Tu sei anche cantante. Però. No, per carità. Vagamente la faccia. Allora, voglio dirti che Gino Paoli ha assicurato tutto il suo futuro. Sarà ricordato sempre come un genio della musica. E non come un evasore fiscale. Ma anche il tuo amico De André, scusa. Cosa? No, ma che c'entra De André adesso? Dice anche Villaggio ha sempre scritto le canzoni per De André. Villaggio ha scritto le canzoni per Fabrizio De André. Ma una canzone, non esagerare. Vabbè, insomma, che canta sta canzone? Ha detto Parenzo, canta sta canzone di De André. Carlo Martello. Com'è che fa? Re Carlo tornava dalla guerra. Chi è questo cantante nuovo? Parenzo, dai. Ah, mai sentito, sì, vabbè. Pubblicità, adesso torniamo, dai. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. E comportatevi bene. Ah, a proposito, adesso mi ha fatto venire in mente una cosa. Sai che era Capanna, tuo amico Capanna? Ah, Capanna, com'è? Amico tuo Capanna, Mario Capanna? No, sinceramente è un uomo che non mi piace. Come non ti piace? Ma sì, adesso, fisicamente, non dico da quel punto di vista, il comportamento a quei tempi era... Insomma, fingeva di essere un uomo di sinistra, di estrema sinistra, cazzo, eppure non lo è stato. Ma lui ha fatto lo sport. Vabbè, lasciamo perdere, non fammi... Perché perché non ti piace Capanna? Perché ha tradito le sue... Ha fatto lo sport. No, non ha tradito niente, perché erano degli imbroglioni, dai. Erano degli imbroglioni, ma sai adesso che lui cosa fa? Erano degli imbroglioni, cioè avevano degli ideali e poi... No, sai cosa facevano? Ma chi è quello lì? Che non lasciamo perdere, dai. Ma non è vero, ha fatto lo spot. Dice che hai fatto lo spot per Capanna, dice. Sì, come no lo spot? Chi è questa che parla? Parenzo, questa sì. Ah, scusa, perché la potevo... Ogni tanto c'è qualche cosa così. Ho fatto lo spot per Capanna che mi ha coinvolto in Democrazia Proletaria. Sì, lo ricordo, sì. Te lo ricordi? Sì. Io avevo preso... Sì. Direi più voti di quelli di Democrazia Proletaria, diciamo. Molto di più, sì. Molto di più perché io usavo la televisione, sono simpatico. Ma che cos'è allora la Capanna? Uno che predica bene e razzola male, cos'è? Sì, bravo, l'hai detto tu. L'ho detto io, no, però l'hai detto tu. L'hai detto tu, però è quello. Degli ideali non gliene frega niente. Ma questo non te lo posso dire, sì. Però gli ideali... che cosa? E adesso è al centro di una polemica perché non vuole rinunciare al 10% del suo vitalizio. Capanna prende un vitalizio come parlamentare. E vabbè, ma che te frega? Non vuole rinunciare al 10% e uno si incazza, capito? Perché dice uno. No, non si incazza. No, la gente è incazzata. Ma lui finge di essere buono, dai, te lo dico. Sì, è così. Cioè, dici. Ma no, perché sai cosa hanno fatto? Perché è finto Capanna? Perché uno finto? È finto perché sono naturalmente finti tutti gli arrivisti come te. Tu, per esempio, non sei del tutto cattivo, fingi di essere cattivo perché facendo cattivo ha fatto carriera. E vedi quel quanti anni ha lei? Un signore sta parlando con un signore dietro vetro. Ma sì, ma dimostra un'età. Va bene, Francesco piedi. Dalla provincia di Foggia, dai, Francesco. Francesco, pronto, vai. Sono io. Dimmi. Sì, sì. Dottor Cruciani. Sì, dimmi. Oh, finalmente dopo anni riesco a parlarle. Vai, dimmi, vai. Ma senta un attimo, ma non si stanca mai lei di parlare di froci, di ricchioni, di pederasti?
insomma, sì, aspetti un attimo, abbassi la radio un attimo, mandiamo il traffico mentre lei si registra meglio, registra la sua voce e chiude un attimo la radio, perché altrimenti sentiamo doppio, e poi mi dice quello che mi sta dicendo adesso. Continua su questo discorso, non si è stancato di parlare di froci, di pederasti, eccetera eccetera, i froci e i pederasti. Traffico. Traffico veicolare. La Zanzara. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Oddio, se l'è fatta sotto, no? Chi? Tu, te la sei fatta sotto? No. Ancora no, te la no, sei fatta sotto. Ma dire, vedo la gocciolina con qua. Con questo tono aretto, lui crede che dai, io su. Vada a casa. Non mi mandate via ancora bastonato. Stai qua, basta. No, fino io dormo qui, mangio qualcosa, avete qualcosa da mangiare? Ma non abbiamo niente. No, ma non importa, mandi uno giù a comprare. Ma perché non te ne vuoi andare? Non ne possiamo perché più. Perché non so dove andare. Non ne passiamo più, non ne possiamo. Tu non ne puoi hai più. Rotto le scatole. Ma non è te vero. Te sei pure fatta addosso. Ma non è vero, ma vedi? Sì, ma c'è una specie di acquitrino qua sotto. Ma dai, su. Sì, è una attività così finta, stupida, cioè. Sentire con un questo... uomo molto aggressivo può essere per esempio l'alcolista. Chi è? Lui l'alcolista? Sì. Ah, quello questo là di fronte, che ride, là, dietro... lui sì che è un represso, ti odio. La gente alla radio non sa che c'è un vetro con un signore dietro che fa la regia. Non importa, però glielo spiego io. Io sono in una saletta con lui. Sì. Che si lava in maniera... Mi lavo poco, questo è vero, non mi faccio la doccia ogni giorno, ma questo nemmeno tu. È vero. Pure tu puzzi come una bestia, diciamo la verità. Quante volte ti lavi tu? Mai. Ma no, qualche volta ti lavi, una volta a settimana ti lavi? No. No, nemmeno una volta a settimana. No, perché in questo momento non ne ho voglia. No, ogni 10 giorni la doccia, quante volte la fai la doccia? Prima ne facevo 4 al giorno. E adesso una ogni 10 giorni. Adesso non ho più la doccia adeguata, non entro più. Sono come quel signore lì, un po' corposo. Un po' corposo, sì. Ho cambiato come casa, se fossi magro tu. E sono andato. Io sono normale. Hai cambiato Italia, casa e sei andato? Sono andato in un posto che sconsiglio nel modo più assoluto. Dove ci sono delle docce nelle quali quel signore lì, che io non so come dietro è Carlo, non entra. Sì. Carlo, sì, non entra. Non entra. Perché è troppo grosso, dici. No, perché ha fatto delle docce questo truffatore, ha truffato quei disgraziati. La doccia è fondamentale ormai. Allora, Francesco dalla provincia di Foggia, di cosa ci stava parlando? Non ho capito. Io sono obbligato, nei canocci strade qui. Vai, Francesco, dove stai andando? Scusa. Sì. Sono io, pronto? Sì, ma che sei, un camionista? No, sono peggio di un camionista. Cioè? Senta un attimo, poco fa parlavate, lei è il signor, fra parentesi, Paolo Villaggio. Sì. Parlavate di Papa Francesco. Sì. Ma allora... quando l'avete scoperto che è un furbacchione? Scusa. Avete... Ne ha parlato Villaggio e dice che è un furbacchione. E allora? No, l'hai detto tu. Anche. No, l'hai detto tu. Io. No, l'ha detto anch'io. Anch'io l'ho detto. È vero, sì, l'ho detto anch'io. Allora? Ma ne avete prova che quello è un furbacchione? Vabbè, ma è un giudizio su quello che dice il Papa e su come appare il Papa. Non è che bisogna. Non è che ci vuole portare ma il tribunale per questo. Ma le persone giuste per voi chi sono? Ma che le persone giuste? Ma che c'entra le persone giuste o sbagliate? Stavamo parlando del Papa o è vietato parlare del Papa? Non ho capito. No, non è vietato, ma. A un certo punto dice un furbacchione, le scarpe, la borsa. Ma cosa preferite? Preferiamo? Piede nudo. Pronto? Papa piede nudo. Vabbè, arrivederci. Paolo da Novara, vai Paolo. Ciao Giuseppe. Vai, un dimmi. Un piccolo intervento sulle raccomandazioni. Qua sì. Si sta demonizzando il concetto di raccomandazioni senza tenere in considerazione il fatto che le raccomandazioni, se fatte in maniera anglosassone, quindi se io metto la faccia perché una persona vale, come avviene nei più grandi istituti accademici, perché una persona è di valore, non è necessariamente un concetto così negativo. Ma in Italia non c'è tutto questo che lei sta immaginando. Purtroppo c'è in Italia anche... è così. Ma in Italia c'è un'altra cosa, che è una cosa che si chiama clientelismo, e spesso clientelismo familiare, esatto, questa è la cosa terribile, esatto. Clientelismo familiare, ma vogliamo parlare dell'università, con tutti i baroni che ci stanno, con tutti i figli che no, ci stanno ma ovunque. Infatti io ragazzi, la ma anche nel giornalismo, basta guardare alcuni telegiornali e guardare i cognomi che ci sono in alcuni telegiornali, basta guardare i cognomi che ci sono in alcuni giornali, ma anche lì funge la stessa cosa. Certo, poi è diverso, aziende private, aziende pubbliche, quello che vogliamo. Ma il clientelismo familiare è una roba che è stato il cancro, il male dell'Italia. Vai.
Allora, c'è Barbara da Brescia. Barbara da Brescia, vai Barbara, intanto non se n'è andato, Non se n'è andato. E rimango qui, e rimane qui, una cosa incredibile. C'è gente disperata dietro il vetro. Disperata, Barbara. Ma no, perché allora, ciao andare? Cruciani, a bere, ciao Parenzo, buonasera Barbara, signor Villaggio. Allora, due cose, per quanto riguarda i gay, io sono felice di avere amicizie gay, anche lesbiche. Vabbè, perché sono persone fantastiche, sono stupa di sentire questo accanimento contro di loro. Per quanto riguarda le raccomandazioni, se una persona è valida di suo, penso che trovi il lavoro senza l'aiuto di nessuno. Poi? E per quanto riguarda il signor Villaggio, gli faccio i complimenti, perché mio marito è un accanito proprio, come si dice? Vabbè, come tanti italiani, sì. Allora? Sì, e quindi niente, da quando c'è il signor Villaggio con questo fantozzo e la merdaccia, mio marito mi ha sempre chiamato così. Cioè, mai cioè, una volta non ho capito, che lei è stata chiamata dal marito merdaccia? Sì. A lungo? Per un po', quando vedi magari che, mi viene vedi vicino... Che responsabilità. Sì, no, ma, non lo so. Sì, ma tu, no, secondo, ma me odi, tu secondo me odi Fantozzi, secondo me un po'. No, no, un'improvvisazione, no, sai che un po' lo odi Fantozzi, il personaggio. Sai, no, sai che a parte quello, signora, non abbiamo parlato male degli omosessuali veramente. No, lei ci ha riproverato. No, ma non noi, qualcuno parla male degli omosessuali. Ah, sì, ma sì, tutti in Italia, dai. Sì, dici? Gli italiani odiano i gay, dici? Ma non odiano, non odiano, non li sopportano, non li accettano, non capiscono che è una deviazione non scelta da loro. Ma è una deviazione, sì, tu dici? Una deviazione? Un purtroppo, indubbiamente. Tu, per esempio, che sei in parte omosessuale, quando hai capito in parte di avere delle preferenze strane? Quando ho visto, quando ero al militare, vedevo i piselli sotto la doccia. Vabbè, ma che piselli, quelli sono una cazzata. Tu hai avuto rapporti con animali? No, ma tu sei fissato con questi rapporti con gli animali? Ma perché? Sì, perché sinceramente è l'unica strada possibile ormai. No, è l'unica strada possibile. Ho avuto molti amici famosi, sì, di cui, sì, non posso fare i nomi, che hanno avuto rapporti con pecore. Con pecore? Sì, in Sardegna. Ma perché c'è questa cosa ancora che i sardi vanno con le pecore? Ma no, quella è una patanata. Adesso con le pecore io penso che ci andrà quel signore anziano che è andato via. Ah, quello che è andato via prima. Sì, senti, scusa una cosa, tu hai detto che Mattarella assomiglia a Fantozzi, perché? Non l'ho detto io. No, come no? No, no, ho detto che è un po' noioso. Un po' noioso, sì, un po', sì, un po' pesante, noioso. Sì, pesante. Ma non dico pesante, un po' noioso, non è scintillante. Pertini era veramente un deficiente, no? Come un deficiente, Pertini. Beh, sì, insomma, diciamoci la verità, era un po' tipo, un po' strano. Era amato dagli italiani perché faceva delle gaffe clamorose. Sì, perché... è saltato per aria quando ha segnato Tardelli. Sì, come no, beh, certo. È stata la sua fortuna. Allora, abbiamo però, a proposito di animali, in collegamento l'assessore provinciale alla caccia e pesca di Treviso. Io non so ancora se esiste la provincia di Treviso, in realtà. Comunque, assessore provinciale alla caccia e pesca di Treviso. No, che no, si chiama... esiste. Esiste ancora la provincia, non l'hanno cancellata, esiste. Lorenzon? No, dovevano cancellarle tutte, però non le hanno cancellate. Mirko sono Lorenzon. E vegete. Eccoci, buonasera. Allora, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, Lorenzon, lei è vero o no? Poi parleremo pure del fatto che lei pare che abbia sparato contro i ladri, no? O sbaglio? Sì. Ma sì, quando sì, è successo questo? Ma è lunedì sera, insomma, verso le 11:30, vicino alla mezzanotte, adesso non mi ricordo neanche l'ora precisa. Ma dove ha sparato? In alto o ha sparato addosso ai ladri? No, io ho sparato in alto, loro hanno sparato verso di me, dopodiché io per scopo di intimorirli ho sparato in alto, insomma. Aspetta, questi che hanno fatto? Sono scappati? Eh sì, sono scappati lì, non sono rimasti di certo, insomma. E dunque sparare è corretto, giusto? Cioè in alcuni casi lei ma considererebbe... no, guardi, sparare secondo me è la cosa più sbagliata. Ma scusi, prima hanno sparato loro, è logico che uno per difendersi e fare paura ai ladri, insomma, reagisse. Cioè cerca è giusto di reagire, armarsi, secondo lei? Ma se uno è consapevole che ha una pistola e sa usarla, sì. Se vabbè, quello sai, lo puoi capire quando ce l'hai, non è che lo puoi scoprire. Ma che roba è un assessore che spara? Cioè, ma una roba. Beh, scusa, ma perché lei può sparare? Perché lei ha un'arma in casa? Ma ce ne sono tantissimi, ci sono milioni di persone che sono armati, non sono solo io che sono armato. No, armati. Ma perché? Tanti acquistano un'arma. Perché? No, dove ma abita tanti lei, acquistano, esatto? Tanti acquistano gli abiti in aperta campagna, sono in un'abitazione molto isolata. Tanti acquistano l'arma a scopo di difesa, insomma, personale o uso abitativa. Cioè lei l'ha comprata o ma l'ha comprata, difesa. Guardi, l'ha comprata l'arma, sarà mai 30 anni. 30 anni?
tutto regolare, porto d'armi, tutto regolare. Tutto regolare, porto d'armi, tutto. Ci mancherebbe pure. Scusi, Lorenzo, però il punto non è questo. Lei ha sparato in aria, vabbè, insomma. Perché, Lorenzo, qual è il problema che uno ha sparato in aria? Non ma no, voglio dire, ormai qui si sta facendo passare questa ma cosa, se uno ha un'arma in casa da 30 anni, arrivano i ladri, spara. Cioè, ragazzi, io ho messo un super allarme, ad esempio, no? Uno in casa. Ma l'allarme. Sì, ma scusa, posso intervenire? Ha sparato in aria, sinceramente, perché era spaventato, ha visto un ladro. E poi perché lei vive in campagna ed è povero. Ha mai visto l'avvocato Agnelli girare con una rivoltella in cintura? No? Oppure il Papa con una rivoltella? Ma nemmeno signori, i voglio dire, i ricchi non hanno bisogno di rivoltelle. I poveri, ma purtroppo, in Italia hanno bisogno anche di una rivoltella che ti dà sicurezza. Ti dà sicurezza. Solo quello. Quale ragione? Ma certo che gli do ragione, poverino. Anche quel benzinaro. Benzinaio. Sì, benzinaro alla romana, sì. Benzinaio, stacchio. Sì. Benzinaio, ha ammazzato uno. Ha fatto bene, secondo ma te? Ma no, ha fatto bene, poveraccio. Dico. Era un rom, quelli signori rom. Se ti entra in casa, tu hai la rivoltella adesso. No, casa non ce l'ho. No, non c'è la radio. No, sì. Non c'è. Alla faccia di uno che ha la rivoltella, perché lui è uno veramente che è pericoloso. È troppo incazzato. Bisognerebbe prima di vendere una rivoltella a uno incazzato come lui, domandare perché lei vuole questa rivoltella. Vabbè, questo sai, le domande non portano vabbè, le domande io però, sì. Spiegami io una cosa, ha fatto bene quel benzinaio a sparare al rom là? Ma non ha fatto bene, è stato messo in condizione di difendersi, di sparare, altrimenti non... E dei rom che pensi, dei signori rom? Mio padre era un rom. Ma non è vero. Vabbè, il baro. No, sei... lo faccio per allora, convincere lui. Questo signore Lorenzon, Mirko Lorenzon, che è assessore provinciale caccia e pesca di Treviso, pare che abbia mangiato la nutria. Prima aveva detto che è giusto mangiarle perché è meglio mangiarle piuttosto che tenerle in vita perché rovinano il terreno, eccetera, eccetera. Ma scusami. Aspetta, però fammi capire. Ma Lorenzon... cosa sono le nutrie? Le nutrie sono quei topastri enormi. Ah, topi. Una specie di topi gigante. Non sono topi, sono roditori, sono assimilabili. L'ha mangiata la carne di nutria o no? Ma io l'ho mangiata lunedì sera, l'ho mangiata, era buonissima. Guardi che la carne di nutria la mangiano in diversi paesi europei, tipo la Francia, Germania, quasi tutti i paesi dell'est, la mangia tutta l'America. Quindi è un animale che è nominato castorino, qui da noi è chiamata nutria, così è dispregiativo come nome, da loro la chiamano castorino oppure la chiamano coniglio di palude. È buonissima, mangia solo erbe, quindi è una vegetariana, la carne è bianca, lei la consiglia, buona, la consiglia. Ottima. Sì, ma scusa, posso intervenire? Aspetta, signore. Aspetta, via, ma che c'hai stasera? Ma via, no, voglio dire... Tarantolato. Ma no, ma lei mangia le nutrie perché, voglio dire, vive in una situazione abbastanza difficile forse. Perché c'è di ha mai sentito dire che l'avvocato Agnelli ritorna... Ma quello è morto. Mangia... Vabbè, che l'avvocato Agnelli si nutriva di topi. Nel modo più assoluto. No, ma l'unica guarda che non è un topo la nutria. No, ha ragione. È un roditore, però. È un roditore. E la mangiano in tutte le parti del mondo. La mangiano. È che qui da noi è stata inserita una specie alloctona non conosciuta. È stata equiparata. C'è una specie di. Uno parte prevenuto, insomma. È come mangiare le rane. Magari, comunque, scusi, oppure l'anguilla che è simile a serpente, una signora, ma non gli piace l'anguilla, no, come serpente, o le lumache. Quant'è che mangiano le lumache? Scusi, posso intervenire un attimo? Dai. No, no, voglio intervenire, voglio dire, lei ha mai gustato, dico, mangiato carne umana? No, no, perché è prevenuto, umana, no. Perché si sente... Ma perché? Va bene, non sono mica cannibale io. Ma ragazzi, ma non avete idea cos'è la carne umana? Tutta l'antichità si è nutrita di carne umana. Vabbè, ho capito, ma sono casi estremi. Il cannibalismo, vabbè, Lorenzoni, io voglio capire una cosa. Questa nutria, dunque, è meglio mangiarle piuttosto che tenerle in vita, diciamo la verità. Ma no, non è questione di mangiarle. Cioè, vanno fatte fuori le nutrie comunque vanno abbattute perché creano un sacco di danni sul discorso del rischio idraulico. Fanno buchi dappertutto sugli argini e stanno benissimo. Guardi che adesso gli animalisti le fanno un mazzo così, lo sa lei, no? Lo so, però bisogna, guardi, le nutrie vanno abbattute, sono migliaia di nutrie che vengono abbattute tutti gli anni in tutte le province d'Italia perché stanno niente. Distruggendo il nostro territorio per rischio idrogeologico, insomma, è la tenuta degli argini. Prima viene consiglia comunque, come carne la consiglia? Ah, come carne è buonissima, comunque la mangiano in tanti in giro. So ma che io ho fatto questa provocazione e ho ricevuto tantissimi inviti di gente che fanno cene a base di nutri. Logico che non fanno pubblicità, però c'è tanta gente che la mangia senza nessun problema. Ma com'è il gusto? Com'è?
Il gusto è come mangiare il pollo, stessa roba, ma un pollo non certo di allevamento, forse, ma guardi che sì, forse è meglio la nutria così, che vive fuori e mangia erba, con tutte le schifezze che mangiamo dalla grande distribuzione, che sono pure di allevamento, e conturate e basta, e piene di antibiotici, e piene di coloranti e conservanti, e poi la gente sta male. Cioè la nutria meglio di tanti alimenti che ci sono adesso, capito? Ah, madonna, sì, lo so, ma c'è pubblicità, ho visto. La può chiedere a qualsiasi... Fanno anche a qualsiasi... dei carotelli, no, sulla nutria? A qualsiasi veterinario, perché è un animale che vive lo stato brado fuori all'aperto e mangia le cose sane, mangia erba, aspetti mangia che la sento meno, la sento lontano, Lorenzo, non ho capito, sì. Allora... Che no, dicevo? È un animale che vive allo stato all'aperto, mangia. No, ma non si mette col viva voce, se no non si sente. Vabbè. No, non ho la viva voce. Sono... Adesso si sente, dunque? Adesso mi sente. Cioè, è un animale che si nutre naturalmente solo di cose vegetali, quindi di erbe di alghe. Quindi le carni hanno colesterolo zero, perché lo hanno detto anche i veterinari, chi segue questa, dal punto di vista legale e sanitario, la nutria si può mangiare. E per quanto riguarda, quindi ha pochissimi grassi, ha un contenuto elevatissimo di proteine e colesterolo zero, meglio di tanti altri carni che magari arrivano da vicino. Ma si può mangiare? Ma non è un roditore, lui dice che è un'altra cosa. No, la nutria è proprio un animale roditore, considerato la stregua del coniglio, della stessa famiglia del coniglio. Tanto è vero che se lei lo vedo ha la stessa conformazione del corpo di un coniglio uguale. Ma lei adotterebbe una nutria come ha fatto la signora Brambilla? Non risponda, provocatore. Penso di no. Meglio la Brambilla, penso. Meglio la Brambilla della nutria, cioè meglio adottare la Come si chiama questo signore? Lorenzon, Mirko. Scusa, ha mai sentito parlare di carne umana? Adesso non lo so. L'hai già detto prima. No, vabbè, l'ho già detto prima, ma lui non mi ha risposto. Io non sono cannibale, non mangio carne umana. Ma perché ve lo dice con disprezzo? Perché dice io non mangio carne umana perché non sono cannibale? Magari qualche migliaio di anni fa qualcuno sulla foresta ci c'era ancora. No. Va bene ragazzi, guardi, arrivederci. Ma lei l'hai mai mangiata la carne umana? Io sì, una volta. Ma quando? Bravo. Io ero uno di quelli piloti sulle Andi. Quelli che sono rimasti dispersi, insomma. Sì. Vabbè, grazie Lorenzone, grazie. Allora, Totò da Palermo per concludere, vai Totò, veloce. Morto. Totò è morto. Qua sono. Ma dobbiamo rimandare a lunedì, ciao. Ma che vuoi, non Totò da Palermo, io posso dirottarti qua una bella processione, te la mando sotto casa se vuoi. Don Totò da Palermo, ma che sei impazzito, che mi minacci? Che mi minaccia? No, ma quella minaccia, anzi, sei un mio picciotto, stai scherzando. Vabbè, io ti richiamo lunedì e poi... Ti richiamo lunedì e poi mi racconti tutto lunedì. Mi racconti tutto lunedì. Paolo, te la sei fatta sotto, no? No. Sicuro? Sicuro. Possiamo andare via? Grazie. No, vai via tu. Abbiamo chiuso. Ma io rimango. Sia ben chiaro. Ci sentiamo lunedì 18:30. No, non ci sentiamo. Io stanotte dormo qui. Ma è finita. E voglio una nutria immediatamente da rosicchiare. Ciao. Sei un terrorista radiofonico. È una verità.